che dopo una piccola copertina. Ma c'è un'altra notizia che ci sconcerta. La notizia è che alcune settimane fa, dopo, pensate, la bellezza di quasi 34 anni, è apparso un'ogiva, è apparsa un'ogiva. Che cos'è un'ogiva? È una parte di un proiettile non esploso dalla pistola che appunto ha cercato di espellerlo, e ritrovato nel cuscino della tenda canadese, all'interno della quale fu ritrovato il cadavere di Nodin Morio, la turista francese 36enne, che insieme al compagno Michel Cravicchilly, 25 anni, fu ucciso dal mostro di Firenze, furono uccisi dal mostro di Firenze a Scopeti, a 2 passi da San Casciano Val di Pesa. È una notizia che potrebbe aprire nuovi scenari, che cercheremo di tratteggiare. Erano due le pistole o era sempre la stessa pistola? Questo è il grande quesito che cerchiamo di così svelare in questa trasmissione. Ma intanto Toscana TV si è recata proprio a Scopeti, siamo tornati sul posto, sul luogo dell'ultimo duplice delitto del mostro. Vediamo. Questa è via di Scopeti, a pochi chilometri dall'uscita di Firenze in Pruneta dell'autostrada del Sole, collega a Tavannuzzo, qualche chilometro più avanti, verso San Casciano Val di Pesa. È qui, in quel settembre del 1985, che si consuma l'ultimo duplice delitto del mostro di Firenze, dove? In questa piazzola verso la quale noi ci dirigiamo. Dalla strada provinciale si inerpica questo tratturo, questo sentiero, per circa 50-60 metri. Lo percorsero anche Nodin Morio e Michel Cravecvilly con la loro Golf bianca. E qui, fra poco lo vedremo, montarono quella tenda. La data più o meno stimabile del loro arrivo in questa zona è il 4 di settembre. In questi 33 anni la piazzola ha cambiato aspetto molte volte. 10 anni dopo il duplice delitto per un incendio che devastò tutta questa parte che vedete verso la strada, dove era collocato un grosso siepone, dietro il quale, secondo il processo, erano presenti molte persone che assistettero al duplice delitto. Adesso non c'è più niente. La tenda canadese era collocata proprio qui e un metro più avanti la Volkswagen Golf bianca dei due turisti francesi. Chiudete per un attimo gli occhi, immaginate questa tenda canadese in quella notte di settembre, come ci è stato raccontato dagli atti del processo. E secondo l'accusa, Pietro Pacciani e Mario Vanni uccisero subito la turista francese, Nodin Morio. Il francese, il suo compagno, Michel Cravecvilly, seppur ferito, riuscì a uscire dalla tenda che era stata sezionata per penetrarvi all'interno e fuggì verso il boschetto. Ecco qua, qui qualcosa è rimasto, anche se ci sono tracce ancora di alberi caduti. E Michel Cravecvilly però fu raggiunto laggiù, dove ancora si vedono tracce di un roveto, e il suo corpo fu ritrovato insieme a quello di Nodin Morio il lunedì 9 di settembre dell'85, intorno alle ore 14, da alcuni cercatori di funghi. Nel 1985 era la stagione della campagna Occhio Ragazzi, tutti quanti dovevano stare attenti proprio a questa striscia di sangue dei delitti del mostro di Firenze. Ancora oggi però, a distanza di 33 anni, come potete vedere, ci sono tracce di cibo, di altre cose, perché qui si appartano, soprattutto durante la notte, molte coppiette. I cercatori di funghi in quel lunedì 9 di settembre dell'85
entrarono nella piazzola da questo sentiero che più o meno ancora si vede, anche se qui, come vi dicevo, tutto è cambiato. La vegetazione è molto bassa, in quell'anno invece c'era molta, molta vegetazione, molti più alberi e quindi c'era un po', diciamo, di luogo più appartato. Un dato è certo, molte sono ancora le zone d'ombra. Siamo ritornati sul luogo dove sorgeva questa tenda canadese, all'interno del quale c'era il corpo di Nodin Morioux. Immaginate 33 anni fa questo luogo, il lunedì alle ore 14 arrivano i cercatori di funghi, poi le forze dell'ordine. Qui c'era tantissime, forse troppe persone a indagare e anche molti curiosi e quindi probabilmente, anzi sicuramente, alcune prove sono state inquinate. Ma questa è un'altra storia, quella dell'ogiva invece ritrovata nel cuscino all'interno della tenda canadese potrebbe svelare sicuramente qualcosa di importante. È stata la solita pistola Beretta calibro 22 o c'erano due armi qui a Scopeti? Insomma, in quella notte, e non è stato ancora appurato al 100%, se fu il sabato o la domenica del 7 e dell'8 di settembre dell'85, qui a Scopeti c'era veramente tanta gente. Ma ancora, dopo tanti anni, si cerca realmente di scoprire che cosa è accaduto e soprattutto qual è stata la mano assassina che ha ucciso Nodin Morioux e Michel Cravec-Villy. Un altro fatto, infine, che vi vogliamo raccontare, e lo faremo anche nelle prossime puntate, in fondo a questa via, tra circa un chilometro, c'è una villa che è stata definita da tutti la Villa dei Misteri, quella di Faltignano, dove sembra che in una venerdì del mese si compissero addirittura dei riti satanici, forse con le escissioni commesse sui corpi delle povere vittime, ma questa forse è un'altra storia che vi racconteremo in una delle prossime puntate. Allora, molti si chiederanno perché continuiamo a parlare del mostro di Firenze, a parte che insomma è una cosa che suscita sempre grande scalpore, ma la notizia, Filippo Bellagamba, abbiamo una cinquantina di secondi prima del break pubblicitario, è che c'è stata una riapertura delle indagini, ma nei confronti di chi, visto che poi i compagni di merende e lo stesso Pietro Pacciani sono morti, sono morti tutti, che succede adesso, perché cosa si va a scavare, cosa si cerca di scoprire? Io, Vittorio, personalmente credo che la riapertura delle indagini sia un atto dovuto, perché proprio si sta parlando di un momento, diciamo, di criminalità che ha coinvolto la città, che ha sconvolto la città, e quindi fondamentalmente il pubblico ministero è quasi tenuto a riaprire le indagini, ma non credo, lo dico proprio a titolo personale, che portino a qualche risultato, nel senso che mi pare siano anni che si sta cercando di trovare una soluzione e la soluzione ancora è ben lontana dall'essere individuata. 1985-2019, pensate quanto tempo è passato, quanti processi ci sono stati e quanti anche altri processi presumibilmente potevano esserci, uno dei quali importante, quello nei confronti di Pietro Pacciani, che è deceduto, lo ricordiamo, assolto, quindi da innocente, in attesa di un nuovo processo, lo aveva deciso la Corte di Cassazione. Andremo avanti su questo argomento fra poco, dopo la pubblicità. Eccoci tornati insieme a voi a Giallo Toscano. La striscia di sangue dei delitti del mostro di Firenze, lo sapete, ha un comune denominatore, e cioè la stessa pistola, questa Beretta calibro 22 che appare per la prima volta nel 1968, poi riappare nel 74, due volte in altrettanti duplici omicidi nell'81, poi ancora nel 1982 e poi gli ultimi terribili nel 1984 a Vicchio del Mugello e nell'85 a Scopeti. E io vorrei, con l'aiuto della regia di Giuseppe Alessandri, farvi vedere due cartine che furono disegnate a quei tempi, perché si parla ovviamente di 34 anni fa e quindi ovviamente le tecnologie erano
un po' diverse da quelle di oggi. Ecco, questa è la, Giuseppe, questa è la mappa disegnata dalla polizia scientifica di allora, con, sul posto arrivò il dottor Federico, che era il responsabile della squadra mobile, ecco, dove appunto si vede, e lo avete visto prima nelle immagini, ora c'è la identificazione certa. Giuseppe, commentiamolo. Allora, al centro del teleschermo c'è la canadese con la macchina vicino. Sì, a proposito di questa vicenda volevo dire una cosa, che secondo me il magistrato cercava tracce di DNA in questi reperti. Cioè lui ha inteso sfruttare il progresso che ha fatto la tecnologia in questi 34 anni. Però è spuntato questo proiettile che indubbiamente getta discredito sulle indagini che furono fatte all'epoca. Se poi si pensa che dopo il delitto precedente, quello di Vicchio, era stata creata la squadra antimostro proprio perché il sopralluogo dell'eventuale delitto successivo fosse il più scientifico possibile, beh, allora siamo veramente al limite della barzelletta. Però una cosa la voglio aggiungere: il ritrovamento di questo proiettile conferma la ricostruzione che del duplice omicidio fece il professor De Fazio, che era il più illustre criminologo dell'epoca e era anche il consulente. Intanto ti interrompo, Giuseppe, sì. Possiamo vedere anche una seconda cartina che abbiamo a disposizione, così mentre tu commenti, sì, questo dunque, è il luogo del delitto. Perfetto. La ricostruzione del professor De Fazio voleva che l'assassino, prima di lanciarsi all'inseguimento del ragazzo che gli era sgusciato fuori dalla tenda, avesse sparato 3 colpi, di cui uno aveva attinto la ragazza, uno aveva attinto lui, il Michel Cravecvili, e un terzo proiettile era andato a vuoto. Il ritrovamento di questa pallottola conferma la ricostruzione del professor De Fazio e quindi, se non altro, avvalora la giustezza dell'ipotesi che fu fatta allora dal criminologo. So che l'avvocato Colao voleva, ha qualche riflessione da fare sul discorso dell'ogiva, è vero, avvocato? Ma in effetti un'ogiva è un proiettile, cioè è la parte che va a colpire, mentre il bossolo o rimane nella pistola a tamburo o viene espulso sulla pistola automatica. Quindi evidentemente questa qui non è stata un'ogiva la quale è stata presa e estratta, questa è stata un'ogiva sparata, quindi questo è stato uno dei colpi che andò a colpire i due poveri giovani e si andò a infilare nel cuscino. E evidentemente nel cuscino forse non andarono sbagliando a vedere, perché bisognava analizzare tutto, però è anche strano che si possa credere che bisognava andare a vedere tutti i cuscini, anche perché furono stati trovati ben 9 bossoli, esatto, tutti davanti all'ingresso della tenda, dove avvenne la prima sparatoria molto cruenta, perché lì non faceva storia, lì bisognava uccidere subito. E quando il giovane scappò fu attinto da un paio di colpi, come ben ha detto il dottor Alessandri, ma anche fu poi preso e pugnalato e colpito e ucciso con colpi di arma bianca. Per me l'arma bianca è il trincetto, l'ho sostenuto, ecco, sempre. Sul quale lei ha fatto addirittura uno studio, perché uno studio il famoso angolo che corrisponde, diciamo, a un'infrazione dell'ulna nel cadavere del povero Cravecvili sarebbe compatibile con uno dei trincetti ritrovati poi nell'orto di Pietro Pacciani. Dottore, se andiamo per ordine, le ferite trovate di arma bianca sul corpo del giovane, povero giovane Kevin Kirchi, furono diverse ferite. Una di queste fu una ferita di difesa, nel senso che lui portò la mano al collo, il braccio sinistro, perché veniva colpito al collo. Questo fu trovato nella perizia autoptica, quindi nell'85 fatta dal professor Maurri, una ferita a stampo, il cui angolo ottuso era di 139 gradi. Io mi accorsi di un sobbalzo che Pacciani fece durante l'udienza, quando passò una cesta
con questi due sincetti, perché erano i corpi del reato, e mi ammascai un po', come si dice a Firenze. Non c'è dubbio, non c'è quindi dubbio. Quindi al presidente chiesi di poter fare una verifica e un ingegnere stabilì che questo sincetto, il più grande, l'angolo ottuso, si attagliava perfettamente ai 139 gradi. L'avvocato questo è stato Pepe riconosciuto invece anche in sentenza di primo grado. Sta per contestarci tutto questo, perché secondo lui in questo scenario non c'è né Pietro Pacciani né Mario Vanni. Soprattutto io parlo di Mario Vanni, di cui mi sono sempre occupato. Il ritrovamento a 34 anni di distanza di questo Giva sta a dimostrare che cosa? Sta a dimostrare che le indagini, come io ho sempre sostenuto, sono state fatte male, non sono state fatte in maniera oculata, perché non è possibile che nel momento in cui vi è un duplice omicidio si debba aspettare 34 anni per trovare un'ogiva di un proiettile. Io non vorrei che il ripristinare ogni anno, ogni far del vento, un nuovo mostro. Abbiamo parlato, ora abbiamo anche il legionario, abbiamo avuto i medici. Ricordiamo il legionario che è indagato, esatto. Pietro Pacciani. Esatto. Io non vorrei che la storia del mostro, come io ho già sostenuto anche in corte d'assise, non sia il classico cortina di tornasole, quando c'è tanti problemi nel mondo, tanti problemi nelle società, è il diversivo. È evidente, parliamo del mostro per non parlare di altre cose. Io ritengo che a questo punto si dovrebbe, dopo tutti questi anni, applicare un principio di giustizia latina, parcere sepulcro, lasciamo stare quei poveri morti che sono morti assassinati in quella maniera atroce, lasciamo anche i presunti i uccisori alle loro eventuali responsabilità ultraterrene e vediamo di chiudere una volta per tutto un processo che sta veramente, come diceva Alessandro, giustamente sta diventando una vera e propria barzelletta. Mi colpiva Filippo Pellagamba quello che ha detto Giuseppe Alessandri, cioè il tentativo da parte anche degli inquirenti di cercare attraverso le nuove tecnologie delle risposte a molte zone d'ombra e soprattutto a Scopeti di zone d'ombra ce ne sono tante, perché il processo e i processi si sono fatti grazie alle testimonianze di Giancarlo Lotti, il super testimone, condannato anche lui a 26 anni per alcuni, non tutti, i duplici delitti del mostro di Firenze. Secondo te è questa la lettura che dobbiamo dare? Cioè il tentativo per esempio di trovare delle affinità nel DNA per avere una risposta certa? Sì, certo, oggi le tecniche investigative si sono molto evolute in ragione dell'evoluzione dei tempi, anche se io e te Vittorio abbiamo avuto esperienze durante la trasmissione in cui abbiamo verificato che nonostante la tecnologia sia mutata, la scena del crimine viene spesso contaminata e le indagini non sono fatte con quel la dovuta giorno accortezza. Non c'è dubbio che c'era troppo traffico, quel lunedì di primo pomeriggio in quella zona c'era il mondo a Scopeti. E noi l'abbiamo visto però in processi anche più recenti, ne abbiamo parlato nel caso per esempio che ha fatto scalpore per tanti anni di Meredith, la scena del delitto non è stata trattata nella maniera adeguata, nel caso di Garlasco, nell'omicidio di quella povera ragazza Chiara Poggi. Quindi diciamo, voglio dire, è vero che la tecnica investigativa e lo strumento si è evoluto, la scienza ti dà una mano per cercare di trovare risposte che allora probabilmente non potevi trovare, ma è anche vero che la incontaminatezza della scena del crimine è un elemento essenziale, secondo me è una linea comune, è una linea che non può essere mai varcata e che deve essere sempre rispettata, perché è in quel momento che trovi le risposte, altrimenti dopo 30 anni è difficile che tu le riesca. Avvocato Pepi, torno un attimo da lei, poi anche da Aldo Colao. Noi abbiamo anche le immagini, soprattutto per diciamo rinfrescare un po' la memoria, ma non c'è dubbio che i nostri amici che ci seguono da casa sanno benissimo che questa è una vicenda che ha sconvolto un'intera popolazione, un intero popolo, la campagna Occhio Ragazzi, i giovani tenuti chiusi in casa perché c'erano dei terribili. Lei ha difeso Mario Vanni, io vorrei che partissimo con l'immagine proprio di Mario Vanni, ma lei ha mai chiesto a
Mario Vanni dei delitti e se Pietro Pacciani era il mostro di Firenze? Io glielo a Vanni chiaramente nel momento in cui mi nominò difensore, già nel primo interrogatorio che feci con alla lui Dogaia di Prato. Alla Dogaia di Prato, gli chiesi ovviamente se lui riteneva di essere responsabile anche per decidere le strategie difensive, perché se avesse mi avesse detto che aveva fatto questi tipi di reati, chiaramente si poteva fare altri tipi di attività difensiva. Lui mi ha sempre assolutamente escluso ogni sua partecipazione. Nei confronti di Pacciani non mi ha mai detto che Pacciani abbia fatto quello che gli veniva attribuito, e si è soltanto limitato a dire dei suoi rapporti, diciamo, amichevoli con il Pacciani, la famosa frase: con il Pacciani facevo solo merende, con la Finocchiona il bicchiere del mondo. Esatto. Senta, una domanda a bruciapelo di risposta in 3 secondi. Che lei sappia, Mario Vanni ha mai posseduto un'arma da fuoco? Assolutamente no. Nel caso in cui questa ogiva... No, assolutamente no. Rispondesse ai nostri quesiti dicendo che c'erano 2 armi a scoperto. Sì, sì, no, assolutamente no. Assolutamente no. Bene, ultimo round di pubblicità, poi torniamo ancora a Giallo Toscana. I 16 morti, le 16 vittime, 2 delle quali... forse non collegabili a un serial killer o a una striscia di sangue continuativa, se possiamo usare questo termine, e mi riferisco al 68, e cioè al 1968 a Signa fu definito un delitto passionale quando furono uccisi una donna e il suo amante. All'interno della macchina c'era anche un bambino che poi fu condotto, portato a spalle a una casa vicina per circa 1 chilometro, era un bimbo piccolo e non ha mai ricordato chi furono gli autori, ma per quel processo poi furono condannati anche il marito della vittima e anche uno dei fratelli Vinci, questi pastori sardi, che poi negli anni sono sempre tornati continuamente in gioco. Proseguiamo e parliamo ancora con l'avvocato Colao invece del discorso della piazzola di Scopeti. È vero, avvocato Colao, emerge dal processo, voglio che ce lo dica proprio lei, che c'era troppo forse traffico, troppe persone il giorno del ritrovamento dei 2 corpi? Ma senta, per quanto disse il presidente Ognibene, sembrava una fiera di il posto dove avveniva questo fatto, quindi evidentemente c'era impronte, orbe, ma non dimentichiamoci che erano molti anni indietro, l'attività scientifica della polizia e dell'OSS non era aggiornata come oggi. Oggi è un altro paio di maniche, tanto che io già nel processo Calamandrei, il quale fu assolto per insufficienza di prove, il farmacista di San Casciano Val di Pesa, sì, che è deceduto poi, 30 secondo comma del codice di procedura penale, avevo chiesto proprio al GIP che portava avanti il rito abbreviato che si esaminasse la famosa busta che si attribuiva a Pacciani, al mostro che aveva spedito da San Piero assieme alla dottoressa Silvia Della Monica con l'embo di seno. Si esaminasse questa busta perché già allora, che eravamo mi pare nel 2007, si poteva, secondo me, trovare il DNA e verificare. Fece la richiesta formale ed è ancora agli atti, mi venne risposto che la busta non era stata trovata. Ora invece sento così dalla stampa, per l'amor di Dio, che la busta c'è. La qualcosa mi meraviglia molto. Ecco, a proposito della busta, richiamo in causa Giuseppe Alessandri, perché ovviamente Scopeti, nella sua drammaticità, ci porta anche in un altro scenario, perché secondo l'accusa, l'assassino, dopo aver compiuto il duplice delitto, prende la macchina, entra in superstrada, va a San Piero Assieve, che è nel Mugello per coloro che non ne sono pratici, e imbuca una lettera per la dottoressa Della Monica, che a quei tempi era uno dei magistrati che seguivano le indagini. E su questo al processo c'è un teste, Giuseppe, che riconosce o
riconoscerebbe il Pacciani come la persona che si inserì all'interno della superstrada a forte velocità. Un test fondamentale. Per la Forse condanna. È stato quello, è stato sì. una determinante anche per la condanna. In primo Direi grado. Lui, che si chiamava Longo, e anche il Nesi, che era un amico conoscente del Pacciani e De Banni, i due praticamente rendono all'insaputa l'uno dell'altro due testimonianze che combaciano, nel senso che presumibilmente il Nesi ha visto prima il Pacciani ancora alla guida della sua macchina, la Ford Fiesta, mentre invece il Longo lo ha visto mentre imboccava la superstrada a San Casciano con un'auto a tre volumi, quindi un'auto più grossa, mentre presumibilmente andava in Mugello a completare, diciamo, il lavoro di quella sera imbucando questa lettera. Perché va nel Mugello? Probabilmente perché dopo il delitto di Vicchio dell'84, essendo quella piazzola isolata, sconosciuta ai più, si era valorata l'ipotesi per cui l'assassino fosse del Mugello, quindi andare a imbucare una lettera a San Piero a Sieve e depistare gli investigatori. E anche questa è una storia particolare, non ci sono dubbi. Avvocato Pepi, secondo lei, io vi faccio domande che per voi sono scontate, li faccio a tutti e tre i nostri ospiti. Pietro Pacciani e Mario Vanni erano in grado di architettare anche questa seconda fase del delitto, cioè uccidere a Scopeti, poi recarsi nel Mugello per imbucare questa lettera? Io ritengo, Pacciani, ripeto, Pacciani non lo conosco, non l'ho conosciuto, perché io, fra l'altro, il processo primo al Pacciani, io non c'ero in quel processo, io sono entrato nel processo cosiddetto dei compagni di merenda. Che il Vanni fosse in grado di così fare queste cose talmente callide, non credo proprio. Come non credo che, una volta che venne contestato il discorso associativo degli omicidi e fu attribuito al Vanni il fatto di essere lui l'incisore, anche questo io mi ritengo di escluderlo, visto il soggetto, persona avvinazzata, persona col tremore continuo alle mani, anche quando veniva a parlare con me, quando era ancora libero e durante i colloqui in carcere, non era sicuramente in grado di fare una cosa, diciamo così, intelligente sotto il profilo criminale. L'avvocato Colà ovviamente è di opinione assolutamente diversa. Non è che io sono di opinione contraria al collega, che stimo e apprezzo e gli voglio bene, perché sono tanti anni che stiamo insieme al lavoro. Però voglio dire, caro Pepi, tutti vogliamo che i morti riposino in pace, perché è l'aspirazione di tutti gli uomini che riposino in pace. Però è anche vero che il fatto che ci fosse un secondo livello, e proprio questo può stupire, che tu dici non potevano architettare tutto, un secondo livello c'era. Perché il dottor Narducci è morto nel lago. E allora perché non l'hanno scoperto in tutti questi anni? Questo non sta a me, no, neanche a me, civile, ma e ovviamente si ritorna al discorso che facevo prima, no, io, no, che le indagini sono state fatte a maniera particolare. No, Pepi, scusa, te sei troppo un valoroso avvocato penalista per non sapere che duplici omicidi, con cadaveri straziati in quel modo, con impronte, con dinamiche tutte diverse, non è che si potesse risolvere, ma neppure per rimesso, se si fosse messo subito. Già è stato fatto molto a trovare gli esecutori materiali, che sono Vanni, Pacciani e Lotti. E perché? Perché tutte le volte che c'era un duplice omicidio, Pacciani andava alla posta e versava soldoni. Il tuo cliente, il povero postino Vanni, tutte le volte che c'era un duplice omicidio andava alla posta e versava. Si sono comprate delle case e hanno trovato dei fondi e dei milioni a questa gente. Quindi Vanni non c'aveva nemmeno la casa di proprietà sua. Scusami, pace all'anima sua, perché io rispetto morti, però scusami,
c'è stato testimoni oculari che nel processo hanno detto che il Vanni portava all'americana rotoloni di fogli da 100.000 in tasca e spendeva e spandeva. Lui che era piuttosto morigerato e tirco, o i testimoni sono falsi oppure allora, è da credere di no, io, perché hanno giurato. Io voglio chiedere invece a Filippo Pellagamba. Quindi chi gli dava soldi? Possiamo dire che è di una generazione più avanti o più indietro, se vuoi, dal punto di vista dell'età. Più avanti, più avanti. Più avanti. Che impressione a quei tempi ti faceva questa storia? Da giovane, da giovanissimo. Sì, io l'ho vissuta da giovanissimo e l'impressione, sì, diciamo, di un processo indiziario, quindi come tale, come tutti i processi indiziari, ricco di pieno di difficoltà, pieno di problemi di accertamento. Poi è chiaro che a un certo punto bisogna così cercare di mettere una fine e anche, sentivo le testimonianze, verificare l'attendibilità o meno del testimone. Se il testimone ci dà delle indicazioni che sono ritenute attendibili, a qualcosa bisognerà credere. Quindi certamente, come tutti i processi indiziari, che noi sono il tema della nostra indagine, sono processi nei quali forse non ci sarà mai una parola di certezza. Qui l'unica certezza, caro avvocato Pellagamba, è che il primo processo, però, non quello dei compagni Merende. Quello dei compagni Merende c'è un testo oculare, si chiama Lotti, sì, si chiama Pucci. Ecco, io tutto si può Lotti dire, è un chiamante perché sono morti. Vabbè, scusate, abbiamo circa due minuti, ma io vorrei chiedere l'aiuto di Filippo Pellagamba, sì, da docente universitario, perché c'è una vicenda che a molti ha fatto un po' sensazione. Durante il processo d'appello a Pietro Pacciani, per il quale il procuratore generale Luca Toni, aiutatemi se sbaglio, giusto, corretto, giusto, perfetto, aveva chiesto l'assoluzione, in contemporanea c'era il super test alfa insieme a beta, gamma, delta, poi si scoprì chi erano, ma uno di questi era Giancarlo Lotti, che confessava davanti agli investigatori della partecipazione ai delitti con Pietro Pacciani. Perché allora, mi chiedono in molti a me, fu assolto in quella circostanza Pietro Pacciani? O perlomeno non furono ammesse queste testimonianze nel processo d'appello? Allora, intanto oggi, detto oggi, non so allora come fosse la disciplina processuale, ma Lotti era un corresponsabile, quindi era un chiamante in corretà. La chiamata in corretà deve essere riscontrata all'esterno, cioè non è prova da sola, ma è necessita di riscontri esterni, si dice individualizzanti, cioè riscontri che... Eccolo qua, Giancarlo Lotti. Ed era riscontrata. Quindi questo bisogna verificare. È stata riscontratissima. Se era stata riscontrata o meno, poi io, Vittorio, perché sia stato assolto, sinceramente non te lo so dire, cioè nel senso bisognerebbe leggere la sentenza, evidentemente poi anche la chiamata in corretà, pur riscontrata, va verificata. Fu assolto anche perché la procura chiese l'assoluzione, sì, e su quello non si discute. Ma mi chiedo perché non ci fu un attimino di riflessione su questi fatti, era questa la domanda che molti si pongono. Riflessione credo ci sia stata, non ricordo, non ho letto la sentenza della Corte d'Appello, quindi al di là della richiesta, tu sai che la richiesta del pubblico ministero poi può essere accolta o meno, non è che è vincolante, quindi è un'indicazione di un certo profilo, ma poi la Corte d'Assise decide autonomamente. Allora, il tempo è volato, io vorrei soltanto, con l'aiuto della nostra regia, riproporre 10 secondi, proprio 10 secondi di immagini di Davide Astori, perché vogliamo chiudere questa nostra puntata ricordando ancora, come facciamo sempre ogni domenica ormai da un anno e qualche settimana, la scomparsa di questa persona, della quale ancora stiamo cercando delle risposte sulla sua scomparsa, e credo che a Giallo Toscana, anzi sicuramente a Giallo Toscana, vi daremo degli aggiornamenti fin dalle prossime settimane. Io ringrazio, con questo saluto che era doveroso nei confronti di Davide Astori, anche sul mostro di Firenze torneremo, perché dovremo scoprire bene o male questo ogiva di quale pistola è, se è della stessa oppure è un'altra arma che spunta all'improvviso in mezzo ai boschi di San Casciano Mercatale. Sorridiamo, ma la tragicità dell'evento non ci consente di avere ironia, è un dramma che abbiamo vissuto anche noi stessi da giovani cronisti. Grazie all'avvocato Giangualberto Pepi. Grazie a voi. Grazie a Giuseppe Alessandri. Buonasera. Filippo Pellagamba, con il quale ci ritroveremo la prossima settimana. Grazie. Grazie a te, grazie anche all'avvocato Aldo Colao. Grazie a lei, dottore.
Giallo Toscana si aggiorna insieme a voi. Alla prossima settimana.